ringraziare Giorgia, perché qui nascosta ha lavorato tanto per questa giornata. Ha organizzato, ha lavorato, ha telefonato, ha fatto, è andata e venuta, ed è importante sapere di avere dei supporti così in gamba. Mi si dice che la Proloco di Macra ha preparato un piccolo rinfresco qui fuori, aperto a tutti. Devo dire, c'è qualcuno che vuole prendere la parola, che ha delle proposte, delle cose da dire? Ci vediamo qui fuori, il tempo è bello. Grazie a tu, sindaco ancora. L'onda di Roberto, cioè il messaggio che lui ci ha dato è chiaro, no? Ed è per tutti, bisogna crederci che nel 2028 sarà differente, quindi le lamentele forse è meglio che le mettiamo da parte. Però c'è un esempio: a un certo momento, taluni di voi conoscono benissimo Albaretto, no? E quindi c'è spesso un clima di pessimismo, si respira. A un certo momento è stata una scommessa quasi, una battuta, ma qui ci sono degli alberi meravigliosi, perché ce ne sono tante veramente di alberi, di pini, di abeti, di qualsiasi tipo. Perché non lo regaliamo al Santo Padre? Perché deve essere sempre una comunità che viene dalla Germania? E abbiamo semplicemente, bisogna crederci, scritto una lettera, cioè fra l'altro non ci è costata nemmeno tanto caro, perché era un messaggio, e ci hanno risposto nel 2025. A noi sembrava una battutaccia. Poi ha detto, siccome due hanno rinunciato, nel 2023. E questo è proprio i 10 anni, caro Roberto, in cui tutti dobbiamo crederci e avere anche il coraggio di fare delle cose che sono le più semplici, niente di più. Naturalmente non sappiamo come portarlo a Roma, però questo qua ci penserà tutta la comunità, insomma. Volevo ringraziarvi tutti e buona giornata.